4 aprile 1968. A Memphis, mentre sul balcone di un motel, Martin Luther King viene raggiunto in pieno viso da un colpo d'arma da fuoco partito dalla casa di fronte. Il premio Nobel per la pace viene subito portato in ospedale, dove però viene dichiarato morto. Il suo assassino si chiama James Earl Ray, è un criminale razzista, evaso un anno prima da un carcere in Missouri e verrà fermato 2 mesi dopo a Londra. Molti anni dopo, nel 1999, una giuria decreterà che King è stato vittima di un complotto che includeva Lloyd Jowers, il proprietario di un ristorante situato nei pressi del motel dove il leader afroamericano è stato ucciso. Per le sue battaglie sui diritti civili in America, King era consapevole del pericolo che correva. Dopo l'uccisione del presidente Kennedy nel 1963, aveva detto a sua moglie Coretta: «Accadrà la stessa cosa a me. Questa è una società malata». Nonostante tutto, era convinto che nessun assassinio avrebbe potuto fermare la lotta per la parità dei diritti. Sono le 18.01 del 4 aprile di 54 anni fa. Martin Luther King, apostolo della non violenza, viene colpito a morte da una pallottola che lo raggiunge in piena testa mentre si trova sul balcone di un motel a Memphis, nel Tennessee. Un omicidio ancora avvolto dal mistero, anche perché nonostante l'esecutore materiale sia stato arrestato, abbia un nome e cognome, sono molti coloro che lo ritengono, se non addirittura innocente, come sostengono i figli di King, quantomeno capro espiatorio di un complotto che avrebbe coinvolto a vari livelli il governo statunitense e anche l'FBI. In ogni caso, la morte violenta del carismatico leader nero, Nobel della pace nel 64, simbolo della lotta contro la discriminazione razziale, non ha certo indebolito la potenza del suo messaggio. Anzi, da allora e successivamente anche molti bianchi si mobilitarono in suo nome per la lotta dei diritti civili. Restò e resta ancora oggi un grande riferimento Martin Luther King, anche nella sua coraggiosa presa di distanza dalle frange estremiste, lui che aveva fatto proprio il modello di protesta non violenta di Gandhi, con la ricerca del dialogo sempre e comunque ad ogni costo, tanto da diventare scomodo per tutti. Io vorrei che lei ci spiegasse, signor King, l'origine e la nascita di questo movimento e soprattutto anche qualche esempio di non violenza. È senz'altro provato che il movimento della non violenza ha avuto uno sviluppo importante negli Stati Uniti, veramente importante nel quadro della lotta dei negri per la libertà e la giustizia. Mentre questa filosofia ha messo radici qui da molto tempo e ci sono stati moltissimi che ad essa si sono ispirati, ritengo che il primo tentativo di massa di applicare la teoria della non violenza si sia verificato a Montgomery, Alabama, una delle città dell'estremo sud degli Stati Uniti. La vera affermazione della non violenza giunse grazie al movimento cosiddetto dei seduti, generalmente chiamato anche movimento degli studenti. Ebbe inizio nel 1960, quando migliaia e migliaia di studenti si misero a sedere nei ristoranti, nelle sale d'aspetto, nelle spiagge e si inginocchiarono nelle chiese segregate. Tutte queste manifestazioni furono fatte per protestare contro la segregazione e furono questi gesti di non violenza. Come ulteriore sviluppo ci fu una marcia della libertà che avvenne nel 1961. Queste manifestazioni avvennero per protestare contro la segregazione nei trasporti fra i vari stati dell'Unione. I torpedoni che andavano da uno stato all'altro erano completamente segregati nella maggior parte degli stati del sud e la marcia della libertà fu solo un aspetto del movimento della non violenza per integrare i trasporti e alla fine i trasporti vennero integrati grazie al nostro movimento.